Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 30 di Electric Motor News. Come vedete siamo in esterno, siamo al Mondiale dell'Automobile di Parigi, il salone internazionale dell'auto della capitale francese, che come di consueto offre diversi spunti per analizzare in successive puntate anche a livello dell'industria dell'auto e dei veicoli ecologici naturalmente. Noi vi proponiamo in questi 24 minuti una serie di interviste e di servizi che abbiamo preparato da qui, dalla capitale francese. Peugeot è sempre molto attenta all'ambiente e qui al Salone di Parigi ne presenta questa 208 in versione Hybrid Air 2 litri e 2 litri sta per 2 litri per 100 km di consumo, un valore di consumo veramente contenuto con 46 grammi di CO2 al chilometro di emissioni e quindi valori molto interessanti per una vettura che sta avendo un grande successo del marchio del Leone, una vettura la 208 che viene venduta in molti mercati mondiali. Eugenio Franzetti, direttore della relazione esterna di Peugeot Automobile Italia, buongiorno qui al Salone di Parigi. Buongiorno a tutti voi. E il pianeta Peugeot offre per tutti i gusti, perché per quanto riguarda concept car, Exalt e Quartz, sì, vetture sportive e chiaramente le rivisitazioni delle vetture di serie. Esatto, beh, anzitutto Parigi è il salone di casa del marchio Peugeot, per cui è chiaro che c'è forse anche un'attenzione maggiore rispetto a questo salone. Beh, ovviamente come sempre ai saloni si mixano un po' quello che è lo sguardo verso il futuro, che lo si dà attraverso le concept car, e anche invece la concretezza delle vetture di produzione di serie. Anzitutto lo sguardo verso il futuro, sono due concept car importanti, si chiamano Exalt e Quartz. Come sempre le concept car raccontano un po' quello che è la tendenza che sarà in termini di stile, di ricerca e sviluppo sui materiali. Exalt racconta quello che sarà la futura berlina di segmento D del marchio Peugeot e quindi comunque una berlina sportiva, elegante, chic, raffinata, nel quale si mixano un po' la ricerca nei materiali di materiali grezzi, in questo caso vediamo la lastra ancora praticamente non verniciata, lasciata viva, mixata nella parte esteriore, nella parte posteriore con un taglio netto a un materiale di ricerca che viene chiamato Sharskin, quindi è un materiale estremamente scorrevole per permettere una penetrazione aerodinamica ancora maggiore al veicolo. E poi una tecnologia ibrida plug-in con un motore 1.6 turbo da 270 cavalli mixato a un motore elettrico da 70 cavalli montato sul posteriore, per cui 340 cavalli. Una ricerca anche nei materiali attraverso quello che è quello che noi chiamiamo newspaper wood, ovvero un materiale nuovo e innovativo fatto attraverso il riciclo e il riutilizzo di vecchi quotidiani economici, in questo caso perché anche il colore è il tipico colore giallastro di questo tipo di produzione. Quartz invece racconta un po' quello che sarà il SUV del futuro del marchio Peugeot, un SUV che mixa un po' quelli che sono gli elementi tipici del mondo dei SUV, ma anche assieme a quelli che sono gli elementi delle berline performanti e come sempre in uno stile sportivo ma anche chic ed elegante. Una meccanica da 500 cavalli, un motore termico mixato a due motori elettrici con tutto il know-how e il savoir-faire del marchio Peugeot Sport. E non è più un tabù la soglia del 2 litri per 100 km e il 46 grammi di CO2 per chilometro con una delle vostre vetture, la 208. La grande ricerca e sviluppo del marchio Peugeot in termini di abbassare quelle che sono le emissioni dei motori viene fatta attraverso tecnologie applicate proprio sui motori, pensiamo ai Blue HD ad esempio che ci sono in produzione, a tecnologie applicate sui motori diciamo del futuro come l'Hybrid Air, quindi l'ibrido ad aria compressa, quindi un motore termico a benzina abbinato a un motore pompa a olio attivato da dell'aria compressa, ma non basta, bisogna anche lavorare su quello che è tutta la fluidodinamica della macchina e quindi anzitutto lavorare quindi sulle ruote, lavorare sul fatto che la vettura deve essere più scorrevole possibile, quindi l'aerodinamica, le ruote, la leggerezza della vettura. Quindi la 208 che è qui mostrata, la versione 2 litri per 100 km, ha una catena di trazione ibrido ad aria compressa, già molto virtuosa, sulla quale poi si è lavorato anche sul peso, una vettura che pesa 200 kg meno rispetto a una 208 equivalente con il pari motore, una vettura che ha un'aerodinamica migliorata, estremamente più performante, tutto questo crea un circolo virtuoso che è proprio il circolo virtuoso di una vettura leggera con una meccanica estremamente performante e con una catena di trazione estremamente virtuosa e che permette di consumare 2 litri per 100 km.
Peugeot si occupa di ambiente di veicoli elettrici nell'era moderna degli anni 90, dagli anni 90 con la 106 Electric, certo, con la 205 Electric. C'è la Formula E, c'è uno sguardo da Peugeot verso questa Formula E che nei prossimi anni aprirà a tutti i costruttori? Ma in questo momento gli sforzi di Peugeot Sport, perché la Formula E è un campionato di monoposto elettriche, è totalmente su il progetto Dakar, è totalmente su quello che è il progetto Rallycross e sul produrre delle vetture da corsa per i clienti privati. Quindi non è al momento in considerazione un'attività in ambito Formula E.